Gentili telespettatori, bentrovati allo stadio Alfonso Virgilio di Campofranco per questa nona giornata del campionato di eccellenza Girone A. Di fronte Campofranco in maglia rossa, calzoncini gialli, e la Profavara maglia gialla, calzoncini blu. Andiamo subito con le formazioni che hanno subito qualche cambiamento nell'ultimo minuto, così come la terna arbitrale. Andiamo subito, dicevo, con le formazioni. La Profavara schiera Rizzuto, Maglio, Grillo, Costanza, Fallea, Cambiano, Taormina, Noto, De Luca, Cardinale, Mercurio. In panchina mister Gaetano Longo ha con sé Conticelli, Buongiorno, Cusumano, Cordaro, Bellavia, Campione e Valenti. Il Campofranco schiera in porta Lonardo, poi Cinai, Mesi, Lonigro, Cuiò, Giovenco, Azzara, Corso, poi Musso, all'ultimo subentrato a Costa infortunatosi nel riscaldamento, poi Ribeiro e Ferrante. In panchina mister Salvatore Restivo ha con sé il secondo portiere Giordano e poi Abate, Restivo, Spinoccia, Costa, Di Maggio e Semprevivo. Arbitro dell'incontro il signor Andrea Castagnoli della sezione di Reggio Emilia. Per Ferrante ancora il taglio, attenzione lì il tiro, traversa di Lonigro, occasionissima Campofranco. Ancora Ferrante in mezzo, prova il tiro e a sfiorare il palo Rizzuto, guarda la palla terminare fuori. Profavara, ancora Azzara da quel lato, sulla sinistra Azzara, il tiro e c'è la grande parata di Rizzuto. Ora la Profavara, attenzione De Luca, De Luca prova il tiro dalla distanza, De Luca, Leonardo controlla la palla terminare fuori. Il taglio c'è, Abate lì, Cambiano su di lui, prova Abate alla meglio, entra in aria Abate, in mezzo il tiro a rete! Il gol del Campofranco! Musso, ma quanto bene ha fatto Abate! Alla meglio, prova ancora, allo spazio, il tiro, il gol! Ferrante raddoppia, che gol ragazzi! Azzara, senza fallo, Azzara è lì, vede in mezzo, il tiro ancora, il gol Ferrante, doppietta e sono tre. Un po' di spazio per lui, cerca di tenere palla il Campofranco, prova l'azione personale, calcio di rigore Campofranco, ammonizione per Cusumano. Calcio di rigore Campofranco, tutto è pronto, Dario Costa sul dischetto, il tiro e il gol, poker del Campofranco, Dario Costa, scarica dietro per Cusumano, il cross De Luca di testa, non impensierisce Leonardo. Ancora attenzione lì, c'è Costa, Costa ancora, Costa, prova il tiro! E c'è la parata di Rizzuto che evita il pokerissimo del Campofranco. La recupera con Immesi, Immesi dalla distanza, Immesi! Rizzuto e poi la traversa. Destra c'è Abate lì, Costa è lì vicino. Prova ancora, Abate supera Fallea, Abate, Abate, ancora Abate. Il tiro cross, Rizzuto ancora ad opporsi. Poi Restivo, il tiro di Restivo e ancora Rizzuto. Che cosa sta parando il numero uno della Profavara? Prova ancora il Campofranco, attenzione lì, e ancora Rizzuto su Azzara. Prova ancora il Campofranco, Ferrante in aria, Cusumano su di lui, Ferrante il tiro e ancora, che cosa questa volta? Non è riuscito a fare Abate. E proprio in questo istante l'arbitro Castagnoli della sezione di Reggio Emilia dice che la contesa è chiusa. Campofranco Profavara 4-0, i gol al 45esimo del primo tempo da parte di Musso, poi la doppietta di Ferrante al 49esimo e al 57esimo, chiude Costa al 75esimo su calcio di rigore. Una vittoria alla fine possiamo dire meritata per il Campofranco, anche se i 4 gol per la Profavara sono esagerati, una Profavara che è venuta a Campofranco a giocarsela a viso aperto come del resto fa in ogni gara, però forse la maggiore voglia di vittoria del Campofranco abbinata a qualche assenza importante per la Profavara hanno fatto sì che la squadra di casa vincesse questa gara. Ripetiamo, un 4-0 che ratifica una vittoria del Campofranco che però ci sembra un po' nel numero di gol esagerati per una Profavara, ripeto, che non ha demeritato
andato almeno fino al gol del 3-0. Dallo stadio Alfonso Virgilio di Campofranco è tutto, il saluto a tutti gli amici di Noi del Plata, da Rino Pitanza e da Salvatore Giuliano. Una doppietta di Angelo Ferrante contribuisce a una vittoria meritata del Campofranco? Sì, una vittoria meritata, una vittoria finalmente di gruppo, una squadra oggi compatta. E sinceramente sono contento per la doppietta, però sono più contento per la prestazione della nostra squadra oggi. Musso, il gol iniziale che ha dato il via a questa buona vittoria per la tua squadra? Niente, felice per il gol, penso che abbiamo giocato bene, sono felice per come ho giocato io, come ho giocato la squadra. Penso che abbiamo un bel gruppo e aspetto che ancora possiamo fare un'altra vittoria così di fila, quindi felice. Grazie. Mario Costa chiude il poker per questa vittoria al Campofranco. Sì, abbiamo fatto penso una grande partita perché ci siamo impegnati tutti, abbiamo dato tutto il massimo e chi è entrato per me ha fatto la differenza, perché noi, Mirko Abate, comunque anche l'attaccante 3 da posto mio, comunque hanno fatto tutti bene, quindi sono contento per la risposta del gruppo e per questo risultato.